forse saranno tante le prove e le difficoltà che incontrerai durante il tuo cammino. Vogliamo insieme cantare un altro canto e voglio invitare te dovunque tu sei, apriti allo Spirito Santo, canta insieme con noi, forse non lo conosci, lo puoi assimilare con qualche secondo di distanza perché le parole prendono corpo nella tua vita, ma apriti perché lo Spirito Santo sa guidare in un modo speciale la sua parola, i cantici, le preghiere, le testimonianze. Dio è interessato in questi ultimi tempi più che mai di raggiungere più anime possibili, perché Dio vuole salvare. È vero che il nemico si dà da fare, cerca di ostacolare l'opera di Dio, ma è vero che Dio è all'opera, alleluia. È vero che Dio deve avere un grande raccolto perché il campo è maturo. È ora da mietere, lo Spirito Santo continua a far maturare il raccolto in un modo speciale. Mentre da una parte lo Spirito Santo manda la pioggia dell'ultima stagione perché il prodotto sia pieno, sia polposo, dall'altra parte il sole dello Spirito Santo, il calore dello Spirito Santo mette in condizione che il raccolto è pronto ad essere raccolto prima del ritorno del Signore. E il ritorno del Signore non è molto lontano. I tempi ci parlano, la parola di Dio ci parla, i tempi ci parlano, i profeti parlano, Dio annuncia, e questo è importante. Ed è proprio quello che fu la risposta che diede Gesù quando Giovanni Battista si trovava in una situazione un po' particolare e disse ai suoi discepoli: andate da Gesù, andate da questo predicatore, perché incominciava a comprendere o non capiva. E Gesù gli disse, non disse sì io sono, ditegli che io sono, disse
andate a dire a Giovanni che i sordi odono, che i ciechi vedono, che i muti parlano e l'Evangelo è predicato ai poveri. Alleluia. E quello sta facendo il Signore ancora adesso, perché ci sono degli spazi dove Dio interviene più profondamente nell'essere umano e in questo piccolo globo. È arrivata l'ora di una grande mietitura che lo Spirito Santo sta preparando in un modo speciale. Canta insieme con noi, preparati anche tu. Devi solo aprire il cuore, non devi fare granché, perché nel momento che tu ci metti un po' di attenzione per dire con tutta la passione del tuo cuore: Signore, io ho bisogno del tuo aiuto, lo Spirito Santo è lì pronto, come con l'immagine che viene così descritta, la colomba si posa su di te in un modo potente e ti penetra col calore della sua presenza. Avete un canto? Numero 720. Canta insieme con noi, ci vogliamo alzare in piedi, partecipa lì dove sei, il Signore ti ama, ti raggiunge dove sei, ti porta in mezzo al suo popolo, perché egli gioisce quando il suo popolo si unisce per innalzare a Dio la lode, l'onore, la gloria, ed egli opera nel cuore di coloro che si aprono a lui. E perciò ci vogliamo aprire. Apriamoci nella sua presenza e permettiamo allo Spirito Santo di operare nella nostra vita. Dal cielo scende la benedizione, mi riempie il cuore e mi ristora l'anima. È bello averti qui, Signor Gesù, sì, per la presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori e la presenza di Gesù, perché Gesù trasferisce le cose del Regno di Dio attraverso lo Spirito Santo. La mia speranza sei solo tu. Gloria a te, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Yeah.
soffia in ogni essere che si apre alla tua presenza. Abbassati su ogni cuore aperto che si predispone per invitarti, perché tu possa operare in profondità. Spandi il tuo divino potere su ogni cuore, Spirito Santo di Dio. Oh, che sei speciale, abbassati su quanti cuori sono aperti in tua presenza e visita, arricchisci il tuo popolo con l'unzione della tua presenza. Oh Spirito Santo di Dio, grazie, grazie, grazie. Continua a mettere ordine nella nostra vita mentre siamo nella tua presenza. Ti diciamo, agisci con tutto il tuo potere perché i nostri cuori trabocchino della tua presenza. Oh, alleluia. Cantiamo un altro canto insieme e ti invito, non ti estraneare, sì, metti solo un po' di attenzione, metti solo un po' di impegno, ti siedi, ti riposi, ti rilassi nella presenza del Signore, ti prendi la buona parte, il Signore ti ha raggiunto lì dove sei, conosce i tuoi bisogni, conosce tutto e sa che molte volte non sei neppure in possibilità di muoverti e io vengo a trovarti a casa. Alleluia. Egli ha portato un insieme di uomini e donne per incoraggiarti e insieme continuiamo in questo cammino di fede. Permetti allo Spirito Santo che ti parli nel segreto del tuo cuore, lì dove sei. Non devi fare grandi mosse, grandi movimenti, è un'apertura semplice, così naturale. E mentre tu ti apri allo Spirito Santo, tu senti che qualcosa comincia a cambiare, perché Egli è all'opera. Sei un poco come quei fiori che, man mano che il sole incalza, si aprono e ne viene fuori il profumo che contengono. Apriti allo Spirito Santo e vedrai che lo Spirito Santo farà un'opera speciale. Che sei bello, Spirito Santo, a te la lode. Spandi la tua divina presenza. Spandi la tua presenza su ogni cuore aperto nella tua presenza. Abbassati, Spirito Santo. Raggiungi quelle anime che si sentono come sperdute, ma attraverso la tua presenza si sentono coinvolte per cominciare a seguire il buon pastore, perché la sua voce diventa chiara attraverso il flusso della tua presenza nella vita di ognuno che brama mettersi insieme con il Figlio dell'Iddio vivente come capo e compitor di fede. Alleluia. Cantiamo un canto insieme, no? Numero 733. Ti invito a non perdere l'occasione di far diventare tue le parole mentre noi cantiamo insieme, perché il canto piace al Signore. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signor, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Alleluia. Oh, che sei speciale. Spandi la tua presenza su ogni cuore, Spirito Santo, per la gloria di Gesù. Sì, tu conosci il bisogno di ogni anima che si apre a te. Oh, Spirito Santo. Thank you.
Signore. Ti vogliamo benedire. Che in canto possiamo esprimere i sentimenti più veri del nostro cuore. O Spirito Santo di Dio, conferma queste nostre richieste. Avvolgici, coinvolgici, impegnaci nel muoverci in questa direzione. Sì, perché tu ci hai dato una ragione vera. Finché non abbiamo incontrato te, la nostra vita era vuota ed ogni cosa non aveva valore. Ma quando abbiamo incontrato te, tu ci hai dato una ragione di essere, di vivere, di sapere, perché lo Spirito tuo Santo ha aperto una rivelazione nuova, ha aperto delle porte speciali che si proiettano e si protendono nell'eternità. E noi ti ringraziamo, Spirito Santo di Dio. Spandi la tua presenza sul tuo popolo. Mentre siamo nella tua presenza, tutti insieme, vogliamo presentarti i bisogni del tuo popolo. Oh, chiunque alza la mano della fede verso di te, tu la vedi, tu la conosci, tu lo sai, dà delle risposte ad ogni cuore che si trova in circostanze avverse, dove ci sono delle turbolenze. Spirito Santo di Dio, metti la tua calma. Partecipa alla tua presenza sul tuo popolo e in mezzo a noi. E fa che tutti insieme possiamo offrirti un culto di lode e di adorazione. Invochiamo la tua divina presenza e chiediamo a te di guidare le nostre menti e i nostri cuori per poterti onorare. Metti una santa vocazione nel nostro cuore, una passione di voler onorare te. Metti un santo timore nella tua presenza, una riverenza speciale, perché tu sei presente in mezzo e sul tuo popolo. E noi ti ringraziamo. Partecipa alla tua presenza ad ogni essere umano. Dovunque arriva la tua parola, possa cadere come gocce di benedizioni ed allargarsi in ogni cuore per produrre liberazione, guarigione, perdono, trasformazione, ne venga fuori una nuova creazione prodotta dallo Spirito tuo Santo. Rinnova il tuo popolo, ristruttura il tuo popolo, rimettici in moto, metti una passione nuova per poter essere presenti dove tu desideri che noi siamo, per poterti servire te, amare te, come abbiamo cantato. Te lo chiediamo insieme e di pari consentimento, nel nome prezioso e potente di Gesù Cristo. Oh, gloria a te, Signore, il tuo Figlio benedetto. Amen, amen, amen. Accomodatevi e cantiamo un altro canto. Ti inviterò sempre a cantare, a lodare Dio, ad aprirti allo Spirito Santo, proprio perché tu sei in una posizione, ti trovi ad agio tuo. Forse se ti sposti in una chiesa, hai qualcuno vicino che ti osserva, un altro che ti vede, un altro guarda se hai fatto la barba o meno, un altro guarda se sei simpatico o antipatico. Ma lì dove tu sei, dove veniamo noi a casa tua, ma non è che veniamo noi, noi vogliamo che venga il Signore a toccarti in un modo speciale. Perciò ti senti già a casa tua, sentiti con tutta la libertà di partecipare. Lascia tutte le altre cose, dai l'onore che il Signore merita, visto che c'è un periodo di tempo che tu ti puoi dedicare a questo, in questa fase, in questo momento. Di a tutte le altre cose che sei impegnato, perché vuoi onorare il Signore, perché vuoi adorare il Signore, perché vuoi cercare il Signore, e vedrai che Lui ti visita, ti tocca, ti parla. Egli ti dà delle risposte, perché Egli fa in questo modo. Perciò mettiamoci insieme e benediciamolo. Cantiamo un canto, ne avete uno? Numero? 701. Gloria sia resa a te, Signore. La vita mia per te spendere vorrei. Signore, aiutaci a dirlo col cuore.
Il tempo mio a te dare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me. Più in alto no, salire io non so. Questa è la nostra misura, perciò è lui che si deve abbassare su di noi ed apriamoci, perché trova un punto di atterraggio dove viene ospitato come lui desidera. Alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia, oh Spirito Santo di Dio. Per te spendere vorrei, spendere vorrei in il tempo mio a te. Cantiamo un altro, e se è un canto di preghiera, che diventi già la nostra preghiera. È bello poter andare al Signore insieme, di pari consentimento, esprimendo le stesse parole, gli stessi sentimenti, le stesse cose, perché il canto ci unisce. E così entriamo nella sua presenza. Dovunque tu sei,
tu sei in prima fila davanti a Dio. Io sono in prima fila. È l'unico posto dove non dobbiamo attendere un altro prima di noi, perché siamo nella sua presenza. Abbiamo il biglietto, il primo biglietto tutti, perciò possiamo andare nella sua presenza. Mentre da tutte le parti dobbiamo fare la fila e qualche volta dobbiamo lasciare perché ci sono troppi davanti a noi. Nella sua presenza sei e sono in prima fila. Allora andiamo insieme, perché egli ha la risposta per ognuno. Gloria sia resa a te, Signore. Numero? 118. Numero 118. Benedetto tu sei. Alleluia, cantiamolo. Esprimiamolo con tutto il nostro cuore. Numero 118. Vieni, ti cerca l'alma mia, perché pria cercasti me. In realtà la sua parola ci è stata pronunciata più volte. Sono io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Alleluia. Questo deve essere la passione più forte che il nostro cuore deve avere. Deve essere un desiderio di essere impegnati perché siamo stati onorati di essere stati chiamati dal Signore. Noi credenti nati di nuovo. Non basta dire, Signor Gesù, tu sei il Signore della mia vita. Egli ci affida degli impegni e ci vuole presenti quando si vuole servire di noi. E per questo richiede che quando ci chiama, noi ci dobbiamo spostare dove ci chiama, perché nel momento che dobbiamo servirlo, siamo lì per poter portare a destinazione il compito che gli ci ha dato. Io mi ricordo, l'ho detto già qualche volta, sono stato in Africa più volte, ma davanti a questi grandi personaggi di quelle aree ci sono a volte 8-10 giovani che stanno davanti la porta ed aspettano quando esce il padrone, perché il primo che può prendere l'occasione per servirlo si sente onorato. E molte volte li ho visti che un altro che non gli è stato affidato è scappato insieme a quello che aveva ricevuto il mandato perché si sentiva onorato. E non solo questo, anche come camminavano. Si mantenevano sempre un passo o due passi indietro. Non osavano mai fare un passo avanti perché avevano, riconoscevano che erano in servizio e in un servizio speciale. Abbiamo molto da imparare, fratelli, con il Signore. Il Signore ci vuole al posto dove ci chiama, perché nel momento che tu devi dare una parola, sei lì per servirlo. Attenzione, se no gli dici una vita che lo vuoi servire e non lo servirai mai, perché servire il Signore vuol dire essere impegnati al suo servizio. Pronti, quando ti dici muovi questa cosa, tu sei lì, non il 50%. Perciò è importante che ogni credente si assicuri che dove Dio vuole che dobbiamo essere. Nel momento che non ci siamo, siamo al 50%. Ma le persone che lavorano a part time, che non sono presenti quando ti servono, non è la stessa cosa. Dicevo un giorno con un dipendente, se tu vieni o non vieni, non succede niente, vuol dire che tu vali poco. Perché se sei uno che vali, quando tu dici che non vieni, io come datore di lavoro sto preoccupato, perché non so chi mettere al tuo posto. Fratelli, sorelle, dovunque noi ci troviamo, se tu hai un impegno serio col Signore, ti fai trovare sempre al posto dove ha detto che si vuole servire di te. Perciò lui dice, perciò lui chiama. Perciò troviamo nella parola del Signore che alla parola di Gesù, quando ha chiamato le persone,
hanno lasciato tutto e lo hanno seguito. C'erano di quelli che avrebbero potuto dire: vado a pescare e poi quando torno vengo. Gesù ha detto no. Quando ha chiamato le persone lo hanno seguito, perché da quel momento in poi desideravano sentire la voce del Signore che gli indicava, perché dietro alla voce del Signore sperimentavano il potere divino. E quando Pietro aveva lasciato ed aveva pescato tutta la notte, non aveva pescato nulla, ebbe la sorpresa. Se invece restava a pescare, passava solo il tempo, perché con Gesù dobbiamo andare avanti così. Chiediamoglielo col cuore: vieni, ti cerca l'alma mia, perché pria cercasti me. Per seguirti vo servirti col mio cuor con vera fe. Alleluia. È un impegno serio servire il Signore, ma è un onore grande. Alleluia. Ci vogliamo alzare in piedi. Thank you.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. È semplice avvicinarsi al Signore, perché la sua parola si chiude molte volte in un rigo, in un'espressione profonda. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. C'è 250 volte questa parola. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Invocalo. Non hai bisogno solo della salvezza dell'anima, hai bisogno di essere salvato dalla situazione in cui ti trovi, dal momento che stai vivendo, dalla difficoltà che ti opprime, ti schiaccia, ti pesa. Sì, salvato vuol dire venire fuori, essere liberato, esserne liberata. C'è una via c'è attraverso l'invocare il Signore. Egli è vicino a te, su di te è pronto, è l'unico che è fedele e ti risponde. Andiamo a Lui. Voglio venire insieme con te, vieni insieme con me. Andiamo a colui che basta invocarlo ed è lì pronto per darti delle risposte che ti aiutano. Può darti una risposta, ti mette la soluzione, ti dà la risposta. Oh, gloria a te, Signore. Oh, benedetto tu sei. Noi vorremmo spiegare come fai, ma per noi è impossibile. Ma sappiamo che tu lo fai. Sappiamo che tu lo fai. Vorremmo elencare come tu lo fai, ma ci imballiamo, restiamo bloccati, perché non esistono le parole per spiegare come tu fai. Sappiamo che tu lo fai, perché lo vediamo ogni giorno che tu lo fai, lo hai fatto, lo continui a fare. E noi, Signore, vogliamo solo fare quello che la tua parola ci indica. Chiunque invoca il nome del Signore sarà tirato fuori, sarà salvato. È come dire, uno che sta negando viene salvato, viene tirato fuori dalla situazione, dalla difficoltà, dalla melma, dal fango, dove si trova, dove ti trovi. Egli lo vuole fare. Alleluia, alleluia. Chiedi un pronto soccorso a Lui, invocando il suo nome, il nome di Gesù Cristo. È l'unico nome che è stato dato agli uomini, è l'unico nome sotto il cielo che è stato dato agli uomini, per il quale abbiamo ad essere salvati. Sono momenti preziosi, sono attimi che tu puoi uscire fuori in un batter d'occhio. Alleluia, benedetto tu sei, Signore. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua onnipotenza, grazie per l'opera tua, grazie perché tu confermi al cuore che viene a te dicendo non temere, perché io sono con te, la tua presenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Oh, alleluia. Guardiamo a te, Signore. Thank you.
Shatara la kamasata. Shatara la kamasindira la kamaitira la kamasia. Alleluia, facci donare te, noi stessi a te. Shatara la kamasandara la kamaita. Rakamashandara la kamasita. Shatara la kamasandara la kamaita. Rikamashatara la kamasandara la kamaita. Sikamashandara la. O Spirito Santo, Shatara la kamai amore Shatara. Rikamashandara la kamasita. Vogliamo dare con tutto il cuore ancora questa sera, Signore, perché sappiamo, Signore, che tutto puoi, Signore, che tutto puoi, Signore, nulla è impossibile a te, Signore. Noi sappiamo che in ogni situazione, in ogni difficoltà, Signore, noi possiamo ricorrere a te, Signore, sapendo che tu opererai, Signore. E ancora questa sera, Signore, vieni a noi, Signore, col tuo Santo Spirito, Signore, e tu ci dici che non c'è problema grande che io non possa risolvere questa sera. Oh, io sono il Dio grande che posso tutto. Non temere, non ti avvelire, non ti spaventare del tuo problema e della tua necessità, dove tu ti trovi, perché io posso. Il Signore ti dice: io posso, io posso, io ti posso liberare, io ti posso guarire, io ti posso benedire, io posso ogni cosa, qualsiasi sia il tuo caso e il tuo problema, io lo vedo e io posso. Io posso, ti dice il Signore. Uscia catalara maracatala regina. Spirito Santo, avvolgi le vesti. Ubriacaci e serviti per la gloria tua. Ringraziare, Signore, a ringraziare perché tu sei il nostro Dio, il nostro conduttore, il nostro pastore, Signore, che ti prende cura di noi ogni giorno della nostra vita, Signore. Grazie perché tu sei fedele, non ci lasci e non ci abbandoni, Padre. Noi ci mettiamo nelle tue mani, Signore, così come siamo, Signore. Ti presentiamo, Signore, il tuo servo. Benedici, benedici la tua parola questa sera, parla per la sua bocca, Padre. Benedici ognuno di noi qui presente, Padre, e che ascolta. E chi ascolta la TV, Signore, opera tu potentemente, tocca ogni cuore, Padre, libera tu ogni bisogno che hanno, Signore, opera potentemente, tocca i cuori afflitti e scoraggiati del tuo popolo, Signore. Ogni cosa è fatta nella tua santa e benedetta volontà. Aiutaci tu in questo cammino, portaci avanti, Signore. Ci presentiamo così come siamo davanti a te, Padre, con la nostra debolezza, con la nostra poca fede. Aiutaci tu in questo cammino, portaci avanti tu, perché noi abbiamo bisogno di te, perché tu sei speciale per noi. Tu vivi e regni, Signore, tu sei vivo e vivente, Padre. Tu ci porti, Signore, ci porti sempre nelle vie giuste, Signore. Grazie, Padre nostro, grazie perché tu, Signore, non viene mai meno. Tu sei fedele, Padre, e noi nelle tue mani ci affidiamo, Signore, ancora i nostri familiari davanti a te, i nostri figli, Signore, tutta quanta questa comunità, Signore. Aiutaci tu, portaci avanti tu, Padre, affidiamo ogni cosa davanti a te, i giovani, Signore, che portano questo servizio a te, Signore. Benedicili grandemente, Padre, tutto affidiamo a te, nel nome di Gesù Cristo, Padre, che è il benedetto in eterno. Lode e gloria al tuo nome, Signore Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, ti rendiamo lode, ti rendiamo onore, Signore. Shattara la kamasandara la kamaita. Tu sei speciale, Spirito Santo di Dio. Benedetto tu sei, benedetto tu sei, benedetto tu sei. Alleluia, Shandara. Shandara, Shandara. Oh, alleluia. Tu sei il Signore. Tu sei il Signore. Guarisci me. Guarisci.
Dolce Spirito Santo, tu sei l'eterno. Io ti voglio prendere mano nella mano con me. Io sto vedendo il tuo problema. Io conosco ogni cosa di te. Io conosco il tuo grande dolore che ti sta distruggendo. Però io sono venuto in questo momento davanti al tuo cuore perché io ti voglio consolare, perché io voglio prendermi il tuo dolore, lo voglio prendere nelle mie mani per consolarti, per darti pace, per darti riposo, per darti una vita esuberante, perché io ti amo di un amore grande. Dammi la tua mano e camminiamo insieme e andiamo all'altra riva insieme, perché io non ti lascerò e non ti abbandonerò, perché io ti amo di un amore grande. Ovunque tu sei in questo momento, tu che stai piangendo, tu che stai versando tante lacrime per un grande dolore, sì, per un grande dolore, per una grande perdita, per una grande afflizione, per qualcosa che ti sta tanto facendo male, che tu hai perso anche la voglia di vivere. Però io in questo momento ti dice il Signore, io sono proprio davanti a te, sono accanto a te, ti sto prendendo proprio per mano per darti tutto il mio amore, perché io ti possa consolare. Se tu mi vuoi, sì, se tu mi vuoi e mi accetti in questo momento, io ti voglio dire, lascia ogni cosa, dammi la tua mano e vieni a me, perché quello che ho promesso per te, io lo adempirò, non ti lascerò e non ti abbandonerò.
perché io ti amo grandemente e grande, alleluia, grande, grande è il mio amore per te. Alleluia. Shakama sandara la kamaita la kamasita. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore, gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia. Amen. Amen. Accomodatevi. Voglio dare alcune indicazioni per chi si trova ad ascoltare una parola che viene da parte del Signore. Quando tu ascolti quelle parole di conoscenza che vengono date attraverso la guida dello Spirito Santo, quando questa parola ti raggiunge, tu senti che è diretta a te, perché lo Spirito Santo la trasferisce come tua. Senti che il Signore ti sta incoraggiando attraverso una parola di conoscenza, che potremmo dire anche profetica, ma più conoscenza. È la parola del momento che tu hai bisogno. Ebbene, questa parola, quando tu senti che è diretta a te, conservala nel tuo cuore. Prendila come proveniente da parte del Signore e non lasciartela sfuggire dal cuore. Curala, in parole diverse, quando tu senti che è diretta a te, i credenti lo sanno, ma anche alcuni che per le prime volte sentono, io ti voglio dire, quando questa ti tocca e ti parla e senti che è diretta a te, una volta che è stata ceduta a te e hai sentito che è tua, sei tu che la devi curare per non lasciartela sfuggire. Sei tu che devi fare spazio ad altri pensieri che non devono ostacolare quel patrimonio che Dio ti ha dato, quella parola che, unta dallo Spirito Santo, ha portato un filo di luce nella tua vita, ha portato una risposta. Nel momento che diventa tua, da quel momento in poi sei tu che la devi curare. Allora, cosa voglio dire? Prima deve curare il rapporto chi te la deve dare, perché deve essere certo che viene da parte del Signore. Poi, quando viviamo in comunione con lo Spirito Santo, abbiamo la forza di trasmetterla, perché lo Spirito Santo ci aiuta a partorirla. E nel momento che arriva nelle tue mani e senti che è diretta a te, da quel momento in poi diventa tua. Tu la devi curare per farla crescere nella tua vita. Vedi, tu te la ricordi, tu la senti, tu lo sai. Chi l'ha data molte volte non si ricorda cosa ha detto. Io lo dico per esperienza, perché molti vengono e mi dicono: tu mi hai detto, tu mi hai detto, tu mi hai detto, tu mi hai detto. E io so che tutti si ricordano quando me lo dicono, ma io non mi ricordo, perché in quel momento lo Spirito Santo la trasferisce, dà la risposta e diventa un patrimonio tuo. Viene da Dio attraverso una sua serva, un suo servo. Nel momento che arriva a te, da quel momento in poi, produce quel che Dio ti ha detto, però tu la devi curare, non te la devi far rubare con sentimenti che vogliono portarti via quello che Dio ti ha dato. Perché il nemico mette altri pensieri, ci mette il dubbio. Il dubbio è un virus che mina la fede. È il contrario. Il dubbio ti porta via la fede, la demolisce, inserisce un'altra cosa al posto di quello e tu resti vuoto un'altra volta. Perciò è molto importante che tu sappia queste cose e poi vedrai che il Signore la porterà a destinazione. I credenti sanno molto bene questo, perché ci sono credenti che hanno parole date da parte del Signore,
fin dal momento che hanno incontrato il Signore, 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni. Ecco, il Signore ti parla in questo modo per farti sentire che tu, quando ascolti con attenzione e senti che quella è la risposta che viene da parte del Signore, allora sei tu responsabile, sei tu il proprietario. Molte volte ti anticipa, molte volte succede proprio così. Quando tu aspetti una risposta, cominci a sentire nel tuo cuore che la risposta sta per arrivare e tu ti prepari. Un poco come quando vedi che sta per arrivare un messaggino sul cellulare. Ancora non è arrivato, ma si accende già, i sensori si accendono. Ecco, queste sono delle virtù spirituali che lo Spirito Santo dà. A me succede molto quando mi trovo che devo avere delle risposte da parte del Signore, dove mi trovo che il Signore vuole servire qualcosa, qualcuno si vuole servire di qualcuno per parlarmi, allora pochi attimi prima mi mette in allerta, come per dire: adesso le prossime cose che dice sono per te. Mi mette in allerta e io ascolto e so che quella è la risposta di Dio e posso agire sulla base di quello che Lui mi dice. Perciò noi dobbiamo stare svegli nella presenza del Signore, che quando passa lo Spirito Santo davanti alla tua coscienza e ti arriva una parola da parte del Signore, lo Spirito Santo la decodifica in un modo che tu la comprendi e sai che è di natura diversa. E allora quel patrimonio puoi dire: Signore mi ha parlato, Signore mi ha parlato. Ecco, questa è la certezza che poi si sente nel cuore e tu la vuoi proclamare. Ne parli e diventa parte del patrimonio che Dio ti ha dato, perché poi si realizza e vedi la gloria del Signore. E il tuo cuore, così facendo, ha la voglia di seguire sempre di più il Signore, perché quella parola, man mano che il cuore si abitua, diventa la guida del credente. E così cominci ad essere un credente guidato dallo Spirito Santo. E non ti troverai mai in imbarazzo, perché quando meno te l'aspetti, nel momento che hai bisogno di una risposta e tu nel tuo cuore ti predisponi, Dio prende qualcheduno o la sua parola ed immediatamente ti conferma. Molte volte ti mette delle cose nel cuore e poi qualcuno te ne parla. E io dico ai credenti, perché grazie a Dio di credenti ce ne sono migliaia che contattiamo ogni giorno: Signore prima te lo fa sentire nel cuore e poi te lo fa sentire nell'orecchio per dare certezza al tuo cuore. Egli parla, continua a parlare quando noi siamo aperti allo Spirito Santo. Bene, c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore? Dobbiamo solo essere sensibili e ubbidienti. Non ci dobbiamo preoccupare che pensa la gente. La gente che pensa, pensa quando serviamo il Signore. Noi dobbiamo preoccuparci che pensa lo Spirito Santo se noi non ubbidiamo. Benedetto sia il Signore. La gente non la facciamo mai contenta. Prego, dategli un microfono al fratello. Chi è che corre? Uno che ha il piede leggero. Ora questa sera tengo il dovere di lodare. È morto, è sceso. Di lodare e ringraziare il Signore, come ancora una volta ha salvato la mia vita. L'altra sera stavo passando un brutto incidente sul lavoro e devo ringraziare il Signore che sono qua ancora questa sera. Questo è stato un miracolo da parte mia. Chi c'era intorno a me, c'erano 4-5 persone. L'unica cosa che facevano, gridavano, però nessuno pensava di aiutarmi, nessuno, perché non poteva. Un tratto soltanto ho riconosciuto la mano del Signore che mi ha aiutato e mi ha tirato fuori da questo pericolo. Perciò io lo voglio lodare e ringraziare ogni giorno della mia vita. Il Signore sia lodato. Alleluia. C'è qualcun altro, qualcun altra che ha qualcosa da parte del Signore? Alleluia. Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. E questa sera leggiamo insieme in un verso che conosciamo. Tutti i credenti lo conoscono.
ed è una parola speciale. Voi direte, perché è una parola speciale? Tutta la parola di Dio è speciale, però è quando essa man mano si allarga nel tuo cuore e ne comprendi buona parte del senso, anche se fai fatica a spiegarlo, però quando la parola di Dio parla coinvolge tutto il tuo essere, coinvolge la tua parte intellettuale di conoscenza scritta, coinvolge la parte sentimenti, coinvolge la parte immaginazione, l'immaginazione che comincia a prendere il tutto. Ed è una parola che tutti conosciamo, si trova in Zaccaria, capitolo 4, verso 6, dove dice, lo vogliamo leggere insieme, questa è una parola che non passa un giorno nella mia preghiera quotidiana, perché in realtà, come lo Spirito Santo ha stampato profondamente per il grande impegno che il Signore mi ha affidato, e partendo da un contesto molto limitato e trovarsi dove lo Spirito Santo ogni giorno non solo ci fa portare avanti questa opera, che è un'opera che cresce oltre la misura della nostra immaginazione, ma prima che ci arriva parole di vita, il Signore trasporta il nostro cuore dove dobbiamo andare. In parole diverse, quando il Signore si vuole servire di qualcuno, gli fa prendere coscienza di che cosa deve fare. Un esempio. Neemia aveva ricevuto dal Signore, perché lui sapeva che la mano di Dio era su di lui, che doveva costruire le mura. Ma egli non si accontentava di sapere che doveva costruire le mura. Voleva prendere coscienza le mura in che condizioni erano e come lo avrebbe potuto fare. Lui sapeva che Dio lo aiutava, però lui aveva una parte da portare avanti e non poteva dormire e dire costruiamo le mura e mandava gli altri. Il primo che si deve preoccupare quando Dio ti chiama a fare qualcosa, sei tu che sei stato chiamato ad avere più informazioni possibili, perché ti diventi chiaro. Ma anche nel naturale è così. Noi non possiamo mai pensare che Cristoforo Colombo era un montanaro, scendeva dalla montagna, si metteva su una barca e arrivava in America. No, era uno che già nel contesto aveva una vasta conoscenza e poi gradualmente ogni giorno ha provato e chissà quante volte ha provato e poi è arrivato. La crescita spirituale è allo stesso modo, se no Dio avrebbe fatto tutto in un attimo. Invece no, i discepoli avevano bisogno di camminare con Gesù perché dovevano prendere coscienza della missione che avevano, avevano bisogno di essere istruiti, avevano bisogno di mettere in pratica, perché nel momento che gli veniva data la missione da portare avanti, buona parte di quello che dovevano fare si erano già esercitati. E così fa lo Spirito Santo. Perché questo mi è tanto caro, questo verso? E sono anni che tutti i giorni, non meno di una, due, tre volte al giorno, io devo ripetere questo. Perché lo Spirito Santo desidera informarmi. La domanda è: come farà il Signore a fare quello che dice? Non che io lo debba sapere perché è Lui che lo fa, ma mi deve dare un'idea perché pregare così. Se sto così senza sapere niente, vuol dire che lo devo fare e lo faccio lo stesso. Ma Dio invece, quando ti fa fare qualcosa, ti informa di che cosa devi fare, come ti devi muovere. E questo è un verso prezioso. Non è per potenza né per forza.
Quando Dio ti dà un compito, quando Dio ti affida qualcosa, non lo fa sulla base del tuo potere, se hai le capacità, se hai la forza finanziaria, se sei in grado di poter portare a destinazione l'opera che ti ha affidato. E neppure se hai la forza di farlo. Dio, per incoraggiarti, per incoraggiarmi, usa un metodo speciale. Quando io vedo un compito così grande, Lui viene con la Sua parola, così fa anche con te. La Sua parola diventa il ponte che ti sostiene per continuare senza timore, perché tu ti guardi e non hai la forza, tu ti guardi e non hai il potere. Allora tu ti dovresti fermare se vuoi ragionare con quello che hai tu. Invece Dio che cosa fa? Dio ti manifesta che quello che c'è da fare lo fa Lui, e lo fa con il Suo Spirito. E ti porta nella parola del Signore, quando Egli ha fatto delle opere potenti, come le ha fatte? La parola del Signore dice che la terra era senza forma e vuota, ed era tutto buio. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Quando Dio si mise all'opera, che cosa successe? Lo Spirito di Dio cambiò le cose nel naturale. Lo Spirito di Dio non solo raccolse le acque, ma man mano che noi guardiamo nel naturale che cosa? Un ordine speciale che per lo Spirito Santo ha operato in un modo speciale. Una piccola margheritina che la mattina è chiusa, quando esce il sole si apre. Gli uccelli che cantano, le stagioni che funzionano, tutte queste meraviglie che sono intorno ci parlano di che cosa? Che lo Spirito di Dio, che aleggia sopra questo piccolo globo, ha fatto tutto questo in un modo speciale. Ha fatto sì che alcuni fenomeni li vedi ma non li riesci a capire, che possono essere le cose più semplici. Vado dal barbiere, vedo i ragazzi che si tagliano i capelli con dei tracciati dentro. Dopo 5-10 giorni i capelli sono diventati tutti uguali. Chi ha detto a quei capelli di fermarsi perché devono crescere gli altri per diventare pari? Signore, aiutaci. Vediamo le pecore, le capre, le galline che pascolano nello stesso campo. Uno produce penne, l'altro produce lana, l'altro produce peli. Chi ha detto che deve venire così? Ho davanti casa delle piantine di peperoncini amari, che sono così amari che fanno paura. Poi vedo mia moglie che taglia una bella anguria dolce che viene dalla stessa parte. Chi è che ha detto a questi di tirarne fuori tutto l'amaro dalla terra e all'altra pianta gli ha detto di tirar fuori tutta la dolcezza che c'è? Chi l'ha fatto? L'ha fatto lo Spirito Santo che aleggia sopra questo. E quando io mi chiedo, Signore, Tu mi dici che dobbiamo arrivare con questa opera fino all'estremità della terra, ma noi come facciamo a farlo? Egli dice, non è per forza, non è per potenza, sono Io che metto ordine prima di tutto nella tua vita, poi in quelli che Io chiamo insieme con te, e poi dove arriva la mia parola, trasformo. Perché dice la parola del Signore che coloro che sono nati in Cristo non sono solo nuove creature, ma c'è un verso che dice è una nuova creazione. E allora lo Spirito Santo cosa fa? Dice, tu devi stare tranquillo, tu devi stare tranquilla, tu che servi il Signore. Dovunque tu sei che servi il Signore questa sera ti sta dicendo
che tu non lo devi fare perché sei forte, non lo devi fare perché sei potente, perché hai tutte le possibilità. Dio ti dice attraverso la sua parola, lo dice a me, lo dice a te, io tutte queste cose li faccio attraverso il mio spirito. Che cosa fa? Che avvolge, aleggia, continua ad aleggiare e mette ordine nella vita del suo popolo, lo trasforma, lo cambia, lo modella, benedetto sia il Signore. Dio informa i costruttori. Ho detto prima che Neemia era stato chiamato. Neemia è stato chiamato, ma poi ha dovuto mettere insieme delle persone che erano predisposte per fare la loro parte, e man mano egli che cosa faceva? Assegnava quel pezzo di muro vicino alle loro case per coordinare e mettere insieme quanti ne servivano, perché Dio glieli dava, ma lui li doveva mettere insieme per dire: tu fai parte di questa famiglia, tu fai parte, e veniva organizzato, ma le persone dovevano essere presenti, perché Dio fa la sua parte, ma noi ci ha chiamati ad essere collaboratori di Dio. Perciò egli dice: sono io che vi ho chiamato e vi ho costituito perché andiate. Abbiamo parlato, però non abbiamo ancora letto il verso. Che cosa dice questo verso? Dice la parola del Signore, Zaccaria 4:6. Benedetto tu sei, Signore. Zaccaria 4:6 dice: allora egli rispondendo mi disse: questa è la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele. Questo uomo si trovava anche lui ad affrontare una situazione che nel contesto era molto difficile. Questo serve anche per te stasera, perché il Signore ti ha chiamato a fare qualcosa che ti può sembrare difficile, però egli prende la sua parola. Perciò è importante la parola del Signore, perché egli conosce nella posizione che tu ti trovi ed egli ti vuole incoraggiare nel dire: guarda che tu puoi trovarti come Zorobabele, in una posizione dove quello che tu hai davanti per la chiamata che hai ricevuto può essere quella che ti scoraggia, però egli ti manda una parola, perché la sua parola diventa viva ogni volta che si presenta davanti a noi, e dice così: allora egli rispondendo disse: è questa la parola che l'Eterno rivolge a Zorobabele, non per potenza né per forza, ma per lo spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. In questo particolare egli non si dichiara soltanto come l'Eterno, come in altri posti, ma si dichiara l'Eterno degli eserciti. In parole diverse, perché viene aggiunta questa parola, l'Iddio degli eserciti, potente, nei combattimenti che ci devono essere o che ci possono essere? È come per dire: lo Spirito di Dio si muove armonizzato con tutti gli eserciti di Dio per collaborare, per portare avanti l'opera che Lui deve portare avanti. Come nella creazione egli ha messo in moto i suoi eserciti per farlo, così mette in moto i suoi eserciti per aiutarti a portare a destinazione il compito che egli ti affida. Vediamo la posizione di questo uomo Zorobabele, perché nel contesto c'erano più profeti che parlavano per incoraggiare il popolo. Perciò è importante, Dio manda dei profeti, delle parole profetiche, perché prima che noi ci muoviamo abbiamo bisogno dell'incoraggiamento necessario che viene da parte di Dio, perché se non abbiamo l'incoraggiamento da parte del Signore noi non partiamo, perché le cose che Dio vuole fare con ogni credente che gli ha chiamato non sono nella nostra possibilità,
Molti vogliono convertire le persone, li vogliono convertire loro, ma non è scritto da nessuna parte. Noi dobbiamo essere ubbidienti a ciò che ci dice il Signore. Ad esempio, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di portare la sua parola con tutta la dedicazione e la passione del nostro cuore, chiedendo a lui la guida. Ma nel contesto non lo avrebbe potuto fare quello che doveva fare Zorobabele. Guardiamo in Ageo capitolo 1 verso 1, che è la stessa persona che si trovava in un momento particolare, e ne dà pure la data. Ma dice la parola del Signore: per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figliuolo di Shealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè. Qui vediamo che cosa, che Dio a questa persona che vuole usare in quel momento non solo gli manda una parola nel contesto della parte storica che egli sta vivendo, ma chiama delle altre persone che sono coinvolte, mette uno alla guida, ma chiama altre persone che devono portare a destinazione l'opera che Dio vuole fare. Quando noi passiamo nel capitolo 2, verso 4 e 5, troviamo altro incoraggiamento che viene da parte del Signore. Dopo aver sentito il messaggio che il Signore ti dà, e così troviamo spesso nella parola del Signore, il Signore ti dà una parola di incoraggiamento, di dire: ora ti devi muovere. E guardiamo cosa dice: benedetto tu sei, Signore. Ed ora, una volta che ti è chiaro quello che il Signore ti dice che vuole fare, credente, dovunque tu ti trovi, devi sapere che il Signore manda una parola per dire a te e a me: fortificati, Zorobabele. Dice l'Eterno: fortificati, Giosuè, figliuolo di... Prima li ha chiamati e poi dà una parola di incoraggiamento. È proprio così che fa il Signore. Il Signore ci chiama, man mano aggiunge e porta un messaggio di incoraggiamento a coloro che sono chiamati per servire il Signore. Il verso 4 stiamo leggendo. Se passiamo al verso 5, egli che cosa fa? Riporta le promesse che ha fatto. Ci sono tante promesse nella parola del Signore, che arrivano dei momenti che il Signore li fa sentire che sono le tue. Si riattivano, diventano vive dentro di te e diventano la tua forza, perché lo Spirito Santo ti dà una forza, un carattere deciso, una forza interiore, una tranquillità potente. Il tutto però sta sempre nella risposta che tu dai a quello che il Signore ti dice. Dice così, verso 4 e 5, secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto. Vedete, egli non dà solo l'incoraggiamento del momento. Zorobabele non era uscito dall'Egitto, erano usciti i suoi antenati, però Dio prende la parola dei suoi antenati, la riporta a Zorobabele per dire: questa parola, di queste promesse ti servono per portare a destinazione l'opera che io ti ho affidato. Il Signore ci sta istruendo come egli opera. Quando noi passiamo poi dal verso 6 al verso 9, troviamo ancora di più. Parla in un modo plurale alla Chiesa, al popolo suo, poiché così parla l'Eterno degli eserciti. In questa circostanza, che c'è una grande opera che serve, il Signore parla sempre che egli è l'Iddio degli eserciti, che mette in moto i suoi eserciti per portare avanti l'opera che affida a coloro che lo devono servire, perché c'è anche un esercito terreno che è coinvolto, la Chiesa e l'esercito di Dio sulla terra. Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli, la terra, il mare, l'asciutto, farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni
affluiranno ed io empirò di gloria questa casa. In parole diverse, non è una casa in privato che parla in questo momento, ma il Signore empirà di gloria la sua Chiesa, coloro che per lo Spirito Santo si lasciano guidare, avvertono, sentono la presenza, la gloria di Dio nella loro vita. Dice l'Eterno degli eserciti, e se per caso, per il compito che gli era stato affidato, il compito che ti viene affidato, ci sono delle difficoltà che possono essere di qualsiasi genere, Dio dà il sostegno necessario, l'incoraggiamento necessario attraverso la sua parola, come per dire: tu, Zorobabele, non ti devi scoraggiare. A quale banca ti devi rivolgere per fare un prestito per portare avanti l'opera che io ti ho affidato? Non devi andare da nessuna parte a cercare qualcosa perché ti impressioni della grande spesa che c'è da fare per il Tempio, ma questo si può frazionare in qualsiasi chiamata tu sei. Il Signore ti dice questa sera: mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. La gloria di quest'ultima casa sarà più grande di quella di prima. In questi ultimi tempi la parola del Signore dice qualcosa molto importante, perché noi siamo in un periodo dove la Chiesa è scesa di pressione e la maggioranza dei credenti, diciamo, i credenti di una volta, è vero, i risvegli di una volta, la vita vissuta di una volta, i tempi passati. Il Signore questa sera dà una parola potente al tuo cuore e al mio cuore. Quei ricordi che abbiamo del passato servono come una garanzia che Dio è fedele, che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e perciò Egli vuole ripetere e dice a ciascuno di noi questa sera: la gloria di quest'ultima casa, la gloria che si manifesterà nella Chiesa del Signore, la gloria che si manifesterà man mano che noi ci dedichiamo a prendere singolarmente ognuno di noi a pieno tempo, voglio dire non a pieno tempo nel senso che dobbiamo tutti lasciare che facciamo, ma come un impegno serio la chiamata che il Signore ha rivolto al nostro cuore, un arrendimento totale, un impegno per dire: Signore, tu mi hai chiamato, ma per me l'impegno più importante. Non dobbiamo solo cantare il canto "La ragione della vita mia, la vita è amare te". C'è una ragione anche importante, quella di essere impegnati per servire il Signore, metterlo al posto che Lui ci chiama, e noi siamo presenti lì dove Lui ci chiama, perché se ci ha chiamati perché lo dobbiamo servire, dobbiamo essere presenti per dire: quando tu mi vuoi, Signore, io sono qui. Essere lì attenti dal momento che comincia a parlare al nostro cuore, essere un poco come l'immagine che vediamo di Samuele da piccolo. Prima non sapeva, non aveva mai sentito la voce del Signore, ma nel momento che la prima e la seconda volta non aveva individuato, non aveva capito che era il Signore che parlava, quando gli fu riferito: attento che è il Signore che ti parla, allora da quel momento in poi egli non cercò più di andare dal profeta per dire: mi hai chiamato, ma fu lui in prima persona che rispose: parla perché il tuo servo ascolta. E nel momento che egli si predispose in quel modo davanti a Dio, Dio gli parlò. Egli parla in prima persona. Il Signore ci vuole chiarire che vuole parlare direttamente con te, vuole parlare direttamente con me, dice l'Eterno degli eserciti. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Quando noi camminiamo col Signore ed adempiamo con passione le indicazioni che Egli dice al nostro cuore, la prima cosa che ogni credente ha è la pace di Cristo, che sovrabbonda e sorpassa ogni intelligenza, perché la sua presenza diventa reale sulla base
della nostra obbedienza a Lui, anche quando non comprendiamo e sappiamo che il Signore ci parla, dobbiamo dire: perché lo dici tu? C'è un'immagine, c'è una parola che ci è di grande aiuto. Possiamo essere anche fuori della logica umana, ma quando lo dice il Signore, noi dobbiamo ripetere quello che disse Pietro. Pietro era un pescatore per nascita, era un pescatore di professione, sapeva come si pescava, sapeva che era impossibile poter pescare sia nel posto dove era e sia per l'orario che si trovava. Ma quale fu la sorpresa che egli vide tutto quello che accadde? Quando Gesù gli disse: butta la rete, egli in ubbidienza buttò la rete. La parola del Signore ci dice che al momento che Pietro disse: alla tua parola io faccio come mi dici tu, da quel momento in poi egli vide sull'ubbidienza della parola del Signore. Sorella, fratello, non ti porre le mille domande quando Dio ti dice: seguimi, servimi, fai quello che io ti ho detto e poi vedrai quello che io farò. Il Signore ci deve aiutare ad essere obbedienti alla sua parola. Egli ci continua a parlare, ci porta degli esempi estratti dalla sua parola per farci comprendere che, essendo lo stesso Dio, e come egli usava, egli usa, perché a Zorobabele gli parla che è stato tirato dall'Egitto, ma gli porta le vecchie testimonianze, a noi porta le vecchie testimonianze e le nuove, perché egli vuole operare. Come opererà? Attraverso il suo spirito, lo spirito suo che aleggia su di noi e noi gli diamo lo spazio, si muove in un modo speciale nella nostra vita e ci sa guidare in un modo speciale. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola, ci vogliamo alzare in piedi e quando sentiamo che Egli ci parla, siamo disponibili, perché allora vediamo la sua gloria. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per lo Spirito tuo Santo che è all'opera, ti ringraziamo come tu coinvolgi il nostro essere in un modo straordinario attraverso la parola tua, che ci fa sentire la certezza che con te possiamo camminare tranquilli, perché tu sei fedele. Quando noi rispondiamo ai tuoi inviti, sei tu che operi per la gloria tua. Aiutaci a fare la nostra parte, soprattutto nell'ubbidienza, perché vogliamo vedere la tua gloria che si manifesta sul largo raggio per la gloria di Gesù Cristo, il tuo Figlio. Amen. Amen. Grazie siano rese al Signore per la sua parola questa sera. Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 e ci vediamo domenica mattina alle 10:30 per il culto di adorazione. Continuate a pregare per noi, sosteneteci con la preghiera, perché abbiamo bisogno delle vostre preghiere e poi tutto il resto il Signore sa come portare avanti l'opera sua. Dio ti benedica e ci benedica insieme. Pace.